Un cucciolo d'orso abbandonato nel bosco è stato preso in cura dal Parco Nazionale d'Abruzzo. Ora, dopo avergli salvato la vita, si lavora per farlo tornare nel suo habitat. Vediamo come questo servizio di Matteo Parlato. Si chiama Morena, ha pochi mesi ed è stata trovata nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove è gelosamente custodita perché, dopo averle salvato la vita, cercano di restituirle la libertà. Ma cominciamo dall'inizio. Dal momento in cui avete visto l'orsa, che cosa avete fatto? Beh, innanzitutto abbiamo mandato le guardie del parco per sorvegliare il punto dove stava l'orsetta, che era molto piccola. Dopodiché abbiamo vegliato tutta la notte, per paura che predatori oppure cani oppure automobili potessero investirla, e il giorno dopo abbiamo fatto una larghissima perlustrazione per cercare di trovare la madre. Passate 18 ore e non avendo trovato la madre, abbiamo deciso di prenderla per prestargli le cure. L'orsa, quando l'abbiamo trovata, era denutrita, disidratata e anche lievemente spaventata. Quanto pesava? Pesava 2,9 kg all'arrivo. La nutriamo con latte di capra integrato con frutta, carote e miele 4-5 volte al giorno. Noi abbiamo intenzione di reintrodurla in natura. Ci sono degli esperimenti anche in Italia, nel resto d'Europa, che sono riusciti. Sarebbe la prima volta che si fa con un orso bruno marsicano, è una cosa molto complicata, ma vorremmo fare di tutto per far recuperare alla natura una femmina di orso. E quindi questo animale non deve essere assolutamente avvicinato dagli uomini, deve vivere in un posto isolato dove per l'appunto l'abbiamo già messo. Un cucciolo di orso è stato trovato abbandonato nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Ora l'animale è isolato per ridurre i suoi contatti con l'uomo in modo da potergli restituire la libertà dopo lo svezzamento. Un'operazione mai tentata prima con gli orsi marsicani. Il servizio di Matteo ha parlato. Si chiama Morena, ha pochi mesi ed è stata trovata nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove è gelosamente custodita perché, dopo averle salvato la vita, cercano di restituirle la libertà. Ma cominciamo dall'inizio. Dal momento in cui avete visto l'orsa, che cosa avete fatto? Beh, innanzitutto abbiamo mandato le guardie del parco per sorvegliare il punto dove stava l'orsetta, che era molto piccola. Dopodiché abbiamo vegliato tutta la notte, per paura che predatori oppure cani oppure automobili potessero investirla, e il giorno dopo abbiamo fatto una larghissima perlustrazione per cercare di trovare la madre. Passate 18 ore e non avendo trovato la madre, abbiamo deciso di prenderla per prestargli le cure perché si presentava molto magro. L'orso ogni tanto gioca con voi quando vi vede. Un pochino, sì, soprattutto quando capisce che arriva la pappa, che deve mangiare. Adesso per favore fermati perché l'orso sta lì Posso e... venire un pochino avanti? No, no, no. L'orsa, quando l'abbiamo trovata, era denutrita, disidratata e anche lievemente spaventata. Quanto pesava? Pesava 2,9 kg all'arrivo. La nutriamo con latte di capra integrato con frutta, carote e miele 4-5 volte al giorno. Noi abbiamo intenzione di reintrodurla in natura. Ci sono degli esperimenti anche in Italia, nel resto d'Europa, che sono riusciti. Sarebbe la prima volta che si fa con un orso bruno marsicano, è una cosa molto complicata, ma vorremmo fare di tutto per far recuperare alla natura una femmina di orso. E quindi questo animale non deve essere assolutamente avvicinato dagli uomini, non deve sentire l'odore degli uomini, deve vivere in un posto isolato dove per l'appunto l'abbiamo già messo. Questo è il programma che abbiamo, consultandoci ovviamente con quelli che sono più esperti di noi per questo tipo di intervento. E chi sono? Beh, è stato tentato in Trentino, riuscito, ci dicono. In Svezia ci sono dei casi analoghi e anche in Romania ci sono dei casi analoghi, quindi noi sentiremo tutti gli esperti dell'orso, italiani ovviamente ed europei, per vedere come meglio fare. Quante probabilità ha di farcela, a ritornare libera? Molto dipende dal grado di imprinting che assumerà questo animale sulle persone e quindi dall'abilità, diciamo, degli operatori a trattare questo caso. Meno ha a che fare con le persone e più probabilmente riacquisterà la sua natura di animale selvatico, qual è. Ho capito bene, c'è una cintura sanitaria intorno alla giovane orsa.
Sì, l'orsa non vede nessuno, tutti vorrebbero visitarla, ma non possiamo permettere che si imprinti all'uomo, quindi l'orsa vede solamente chi gli porta da mangiare, con la cappuccia da orsa ovviamente, e quando necessario il veterinario, che ovviamente la deve tenere sotto controllo, sempre col cappuccio da orso. Lì nella regia e poi di nuovo in diretta con le notizie.